match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Di Maria! E c'è il gol dell'Argentina! Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Un 1-2 ben fatto, che ha sorpreso la difesa e lo ha messo in condizione di andare in rete. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Mai darli per spacciati, sono di nuovo in vantaggio, ora devono cercare di resistere. L'Argentina tiene gli attaccanti molto alti, con un'idea ben chiara in testa. Intendi dire per le ripartenze? Sì, Fabio, per quello il loro è un gioco fatto di ribaltamenti rapidi. Può provare! E c'è la rete! Il vantaggio è durato una manciata di minuti e siamo di nuovo pari! La squadra avversaria ha rallentato un po' dopo il gol del vantaggio. Loro sono stati bravi ad aumentare il ritmo, cogliendoli di sorpresa e rimettendo subito la partita in parità. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. Nuovamente in parità. Non mollano mai. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari, che reazione da grande squadra. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo o forse il colpo di fortuna decisivo. La gioca sulla destra. Chissà, Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Può tentare la conclusione. Gran gol di Mbappé! Un bel gioiello! Difficile fare meglio! Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. L'équipe de France. Après 90 minutes de jeu par le numéro 9.